Buon pomeriggio a tutti voi cari amici, fa piuttosto freddo qui da me, sembrava nevicasse, adesso insomma c'è qualche debole gocciolina, ma fa molto freddo e quindi se mi vedrete bardata, inscialata, non fate caso perché c'è veramente freddo dalle mie parti. Allora, intanto vi dico che siete sul canale del Velero Senza Nome, io sono Perla. Allora, ho preparato due varianti per voi. Abbiamo il Rider White con la freccia, chiamiamola così, freccia arancione, e il Tarocchi Marsigliesi con la freccia verde. Scegliete voi la freccia che più vi piace. Il titolo è: quali saranno le sue prossime mosse? Quindi vediamo la persona che a noi interessa, che a noi ci piace, cerchiamo di capire che cosa farà nei nostri confronti questa persona. Adesso ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno, magari speriamo che questa persona in qualche modo si palesi, no? Vediamo, ovviamente qui parliamo di una situazione in cui ovviamente con questa persona noi, insomma, o siamo in freddo, non ci sono contatti, magari solo qualche messaggino, insomma, la relazione è un punto morto. Quindi vediamo di capire quali saranno le prossime mosse della persona che ci interessa. Intanto che scegliete, ringrazio tutte le persone che mi seguono, tutte le persone che si sono iscritte al mio canale, che si iscriveranno. Grazie, grazie a tutti voi, veramente di vero cuore. Grazie, grazie mille a tutti voi, soprattutto a quelli che si iscrivono e mi aiutano a sostenere il canale, veramente. Grazie, grazie a tutti quanti voi. Ovviamente sapete che le stesse possono anche non corrispondere, se non mi corrispondono vuol dire che non sono per voi, ma secondo me un qualche messaggino per voi lo trovate sempre. Perché voi sapete, siete tantissimi, le energie sono tante, è difficile che possano essere, corrispondere perfettamente, a volte capita, ma non è una regola di sempre. Sapete benissimo che per avere un qualcosa di esatto bisogna fare un consulto privato, quindi questo lo sapete benissimo. Ok, a questo punto io comincerei. Allora, intanto tolgo di mezzo questo, quello lì, l'altro mazzo, che poi ritroveremo, e iniziamo con questo arancione, però adesso lo tiro via perché, scusate, tiro via la freccia perché ovviamente adesso la mettiamo, ci serve solo per distinguere lo metto qua, ok, per distinguere la stesa, che tra l'altro si confonde anche con il rosso della, spero che si veda. Allora, niente, iniziamo. Allora, quali saranno le prossime mosse di questa persona? Facciamo ovviamente una brevissima stesa, perché penso che ognuno di noi ha tante cose da fare, quindi cerchiamo di essere brevi. Allora, quali saranno le prossime mosse di questa persona? Io sono insciallata, come vi dico, perché qua fa veramente freddo. Quali saranno le prossime mosse della persona che a noi interessa? Quali saranno? Vediamo quali saranno le prossime mosse di questa persona. Per voi che avete scelto la freccia arancione. Freccia arancione. Allora, una, due e tre. Ne prendiamo tre, giusto per vedere di che si tratta, eh? E poi la sviluppiamo. Abbiamo un 10 di coppe, un re di coppe e gli amanti. Allora, qui abbiamo sicuramente un grandissimo amore, una relazione amorosa tra due persone che veramente si amano. Ve le metto così perché sennò così. Due persone che si amano sul serio, dove c'è un grande sentimento, una grande empatia, una grande compatibilità, una grande comprensione, proprio un legame proprio forte. Quindi qui l'amore è indiscusso. Quindi qui vediamo due persone che si amano, dove c'è una scelta da fare, quindi mi viene da pensare che forse
uno di voi due non è libero, o voi e l'altra persona. Questo è un amore che è meraviglioso, è grandissimo, ma che per qualche motivo non può essere vissuto appieno, perché gli amanti indicano anche una scelta da dover fare. Quindi qua c'è un qualcosa dove o voi o l'altra persona, qualunque che sia il vostro sesso, uno di voi due non è libero. Può non essere libero perché c'è un'altra persona ufficiale, oppure può non essere libero per altri problemi, ma di fatto uno di voi due o tutte e due non siete totalmente liberi di vivere questo grandissimo amore, veramente un grandissimo amore questo. La persona che voi amate potrebbe essere un segno d'acqua, cancro, scorpione o pesci. Secondo me questa persona vi ama moltissimo, qui io vedo un grande amore, un desiderio di vita felice insieme, che però per qualche motivo c'è un problema qui. Vediamo di che si tratta. Allora, se vi siete riconosciuti, continuate a guardare. Vediamo adesso qual è il problema in questa faccenda, perché l'amore abbiamo capito che c'è. Quindi se questa persona, mi sembra di capire in questo momento, non fa delle mosse verso di voi, ci sarà un qualcosa che glielo impedisce. Quindi vediamo comunque se queste mosse ci saranno e quali saranno. Vediamo ancora. 4 di spade. Vedete? Lui re di coppe e voi regina di coppe. Se non è un grande amore questo, non so cosa dire. Lo stesso seme, re e regina di coppe. Questo è un amore pazzesco, un grandissimo amore, un qualcosa che non finisce mai. Forse qua parliamo di vite pregresse, parliamo di karma, parliamo di anime gemelle. Qua non ce n'è, qua è un grandissimo amore che, anche se non può essere vissuto appieno, rimane un grande amore, veramente. Un filo rosso che vi lega forever, per sempre. Forse già vi siete incontrati in un'altra vita, chi lo sa, ma qui io vedo veramente una grande passione, un grande amore. Questa persona con questo 4 di spade si è presa un po' di tempo, o forse voi, per pensare, per isolarsi, per fare delle riflessioni. Ci sono delle insicurezze, ma le spade sono anche il segno del pensiero logico, del pensiero a tutto tondo, quindi anche delle parole. E questa persona sta facendo dei pensieri, ha fatto dei pensieri su di voi, ma anche voi probabilmente l'avete fatti su questa persona. Vediamo però perché una così grande passione non può essere vissuta. Poi vedremo le mosse che farà questa persona. Il mondo. No, non ci credo. C'è anche la carta delle anime gemelle. Veramente. Ce n'è di ogni qui. Ancora la riflessione, il desiderio di riflettere. E l'attesa di un qualcosa che deve accadere, ma che ancora non accade. Vedete, c'è un po' di angoscia qui, in questo 5 di coppe, nel non vedere la soluzione. Allora ragazzi, io per la maggior parte di voi penso che qui di sicuro c'è un'altra persona di mezzo. Cioè qua c'è un'altra donna per la maggior parte di voi, o un uomo, una persona ufficiale, magari anche dei figli, quindi l'incertezza per il futuro. Ma non si discute che il vostro sia un grande amore, un grande amore. Probabilmente vi siete incontrati troppo tardi, quando già uno di voi due o entrambi avevate già cominciato una relazione con un'altra persona, e c'è molto rammarico, molto dispiacere per questo, perché veramente questo era un amore che doveva essere vissuto, ma che per qualche motivo non può essere vissuto. Vediamo allora a questo punto, capito bene di che si tratta, quali saranno e se ci saranno delle prossime mosse da parte di questa persona. Ci saranno, perché
Qui vedo fino ad ora una situazione abbastanza statica, di attesa più che altro, come se ognuno dei due sperasse che il destino potesse risolvere la cosa. Ma se voi o questa persona o entrambi siete impegnati, qua la situazione direi che è piuttosto difficile. L'imperatrice addirittura vi vede come la sua imperatrice questa persona, che dolore che c'è nel vostro cuore, questa freddezza, questa aridità del 5 di denari, questo sentirsi al freddo dove non c'è via di uscita, in mezzo al ghiaccio. E ancora l'eremita, il desiderio di solitudine, c'è proprio un blocco qua. La forza del vostro amore che supera ogni cosa e la voglia di chiarezza, di risolvere la situazione. Guardate, io credo che questa persona voglia parlare a questo punto, dire, non so adesso se siete voi o è l'altro, ma qua uno di voi due vuole chiarire le cose. Credo che sia arrivato il momento di dire all'altra persona che, come possiamo dire, di fare la scelta. Credo che questa persona abbia a lungo riflettuto, o voi o entrambi, in base alla vostra situazione, che abbiate deciso di diciamo separarvi dall'altra persona. O voi ha deciso, o lui ha deciso di separarsi dalla sua persona, o voi o entrambi, perché voi dovete vivere questo amore che è veramente meraviglioso. Vediamo se una volta chiarite le cose con l'altra persona che ostacola a questo punto la vostra relazione, le cose si metteranno bene per voi. Lo vediamo con queste carte. Vediamo quindi se una volta chiarite le cose con l'altra persona, quindi con l'ostacolo, qualunque che ne sia il prezzo da pagare, perché qui vedo che siamo alla fine dell'attesa, che cosa potrebbe accadere? Immaginare. Vedete, voi già siete al di là, siete andati oltre. Scambiarsi doni. Vedete, qui non ce n'è. Arrivare al traguardo, vedete. Volete arrivare al traguardo con questa persona. Quindi io direi che, a differenza di quanto voi possiate pensare, la situazione si risolverà in bene e riuscirete a coronare il vostro sogno d'amore con questa persona, perché qui vedo che non ce n'è. Qualunque che siano gli ostacoli che vi separano, qui non ce n'è, qui c'è un grande amore, non ce n'è. Qui voi risolverete, e bene. Probabilmente la persona o le situazioni che vi separano saranno risolte anche meglio di quanto voi non crediate. Il destino a volte fa in modo che le cose si mettano per il verso giusto, e ciò accadrà a voi, va bene? Questo è quanto mi dicono le carte, ma è molto chiara la stessa. Qua la situazione si risolve, non ce n'è, troppe belle carte. Benissimo, io vi lascio, spero che in qualcosa vi abbia corrisposto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao. Bene, passo al prossimo, la prossima variante, diciamo, quella dell'altra freccettina. Vedete, c'erano due freccettine, adesso cambiamo la freccia e anche le carte e vediamo cosa ci dicono per quanto riguarda l'altra variante, quella della freccia. Mettiamo qui la nostra freccia, come abbiamo messo prima, fatto prima. Quindi vediamo quali saranno le prossime mosse di questa persona. Freccia verde. Ragazzi o ragazze della freccia verde, vediamo quali saranno le prossime mosse della persona che a voi interessa. La prima variante abbiamo visto qualcosa di bello, che raramente mi capita nelle stese. Spero di bissare anche qua con voi che avete scelto la freccia verde. Vediamo perché ha scelto la freccia verde. Asso di coppe. Cavaliere di bastoni.
regina di denari. Allora, qui abbiamo una situazione amorosa tra voi e questa persona, questo baldanzoso cavaliere di coppe, sì, di coppe, giusto? No, scusate, di bastoni. Sono ancora le coppe della stessa prima, che c'erano tante coppe. Allora, no, abbiamo quindi la storia di coppe. Intanto è una carta molto bella che indica un nuovo amore, l'inizio di un qualcosa, felicità in arrivo, che arriverà molto presto con questo cavaliere di bastoni, che è una persona sicuramente immatura e arrogante, ma anche molto impulsiva e che agisce velocemente. Quindi quest'uomo con veemenza, quale sarà la sua prossima mossa? Venire da voi per offrirvi questa coppa dell'amore. Voi che qui siete, venite fuori come regine di denari, quindi come segno zodiacale potete essere Capricorno, Toro o Vergine, ovvero l'ascendente in uno di questi segni. Siete delle donne molto concrete, attaccate insomma a ciò che si può toccare, diciamo, a ciò che è materiale, a ciò che si può realizzare. Forse per lavoro maneggiate del denaro, non che siete attaccati al denaro, ma siete sul materialista, su ciò che posso realizzare, no? Molto concrete, molto terrene come persone. Siete anche delle persone molto pratiche, affidabili, e nella vostra vita volete andare sempre sul sicuro, cercare di avere il più possibile una certa sicurezza, quindi cercate anche di ottenerla, ok? Qui giustamente c'è questa situazione di quest'uomo che viene da voi per offrirvi la sua coppa dell'amore, quindi è una persona che sicuramente, se parliamo delle prossime mosse, vuol venire verso di voi per dirvi qualcosa, anche molto impulsivamente, perché è una persona questa molto impulsiva, seppur arrogante, concreta, perché vedete che qui c'è la forza, quindi con la forza del suo amore questa persona verrà da voi a parlarvi, eh? Questa è una delle sue mosse sicuramente, qui sono venute via insieme. Abbiamo l'otto di bastoni, quindi un qualcosa in arrivo, messaggi, e il 10 di spade. Quindi questa persona vuole completamente chiudere col passato, qualunque cosa ci sia stata tra di voi, perché il 10 di spade indica anche la fine di una situazione, di una certa lunaticità, la fine di un dolore. Se questa persona vi ha tradito, è anche la fine del tradimento, come se questa persona volesse buttarsi tutto alle spalle, ma venire da voi. Può anche darsi che questa persona non abiti nella vostra stessa città, quindi debba intraprendere un viaggio per venire da voi, ma verrà da voi per rioffrirvi il suo amore. Quindi si vede che non vi ha dimenticati o dimenticate, vuole riparare a ciò che è accaduto tra di voi. E qui viene dipinto anche come imperatore oltre che come cavaliere, quindi proprio vuole venire col suo scettro verso di voi, perché è una persona che è un po' egoista, che vuole nella coppia essere quello che comanda, quindi quello che dirige, quello che decide, o vuole avere, o vuole che gli si dia quel ruolo, vuole dare l'impressione almeno che di essere quello che guida nella coppia, no? Quello che si fa come dico io, no? Il classico tipo di persona che è così, poi magari non è così, però dà quell'impressione di essere una persona che comanda, che vuole decidere lui in seno alla coppia, anche perché è una persona un po' testarda, un po' autoritaria, se non autorevole, insomma un tipino particolare. È il classico uomo che non deve chiedere mai, no? Quel tipo d'uomo lì. E questa persona comunque vuole tornare da voi con molta veemenza per dichiararvi o ridichiararvi i suoi sentimenti. E ancora le carte confermano questo ritorno di questa persona con questo fante di bastoni. Tra l'altro, in maniera molto inattesa, questa persona arriverà magari quando meno ve l'aspettate a ribadirvi il suo amore. Io credo che voi già la prima volta questa persona l'abbiate già rifiutata e che ritorni alla carica. Quindi ci saranno, sai, dei motivi per cui l'avete rifiutata. Non mi ha ancora indicato delle altre donne nella sua vita, però voglio vedere questa cosa per capirci meglio. Se questa persona magari ha altre donne nella sua vita
o voi avete altri uomini. Qua mi indica un re di denari, quindi diciamo che nella sua vita potrebbero essere, o nella vostra vita potrebbe esserci un'altra persona. Vedete voi, chi di voi due ha un'altra persona nella sua vita. Però c'è, qua me la fa vedere. Ovviamente potrebbe essere anche una donna, qui viene indicata come un uomo, potrebbe essere anche una donna che fa parte della sua vita. Quindi qua in realtà un ostacolo ci sarebbe, c'è un'altra persona, Comunque, se rispondendo alla domanda quali saranno le prossime mosse, questa persona vuole venire da voi. Lo farà, lo farà. Vediamo qualche altra cosa. Qui abbiamo visto che c'è comunque un ostacolo alla vostra unione. E che mi viene ancora confermato da questo 3 di coppe. Però il 3 di coppe indica una festa in arrivo, che assieme a quest'asso di coppe mi fa pensare che in realtà la rappacificazione tra di voi ci sarà, ci sarà. Vediamo qualche altra carta per avere una più chiara idea della situazione, ma è più sì che no qua, che vi riconcilierete con questa persona. Vedete anche la carta delle stelle, sì, ci sarà un incontro in seguito a cui riprenderete la relazione. Potrebbe essere anche una festa dove siete stati entrambi invitati, dove voi magari non neanche vi aspettavate di dover andare a questa festa, ma dove di nuovo avrete modo di reincontrarvi, per alcuni di voi, non per tutti, ma mi indica un qualcosa di questo tipo, poi cucitelo su di voi in base a come siete messi. Per cui qui sì, questa persona è sincera, vi ama e tornerà da voi, nonostante il suo carattere in un po' particolare, ok? Niente, a questo punto vi lascio, spero che in qualche modo le stesse vi abbiano, o la stessa vi abbia corrisposto, e noi ci troviamo la prossima volta. Un grosso saluto anche a chi ha scelto la freccia verde, dalla vostra amica Perla, un grande bacione, ciao!